Ben ritrovati amiche e amici di Telepordenone, ben ritrovati all'edizione di giovedì 16 dicembre del nostro notiziario, il telegiornale del Nord-Est, in diretta dalle redazioni di Pordenone, Udine e Portogruaro. Con me la collega Tania Pellegrini, buonasera Tania. Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori. Tania, ti cedo la parola per le nostre anteprime da qui dalla redazione del Friuli Occidentale. Prego. Non si fermano le critiche verso il gruppo di sanitari non vaccinati radunati ieri fuori dall'ospedale di Pordenone. Molte testate, anche nazionali, hanno riportato di una presunta tentata occupazione del nosocomio, ma a spiegare il tutto uno dei promotori, Fabio La Falce, che ci ha mandato un video in cui racconta la sua versione dei fatti. Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, ancora nessuna traccia della variante Omicron, la variante Delta è quella più comune, lo ha rivelato il vicepresidente con delega alla salute Riccardo Riccardi. Famiglia risulta positiva al Covid da un test salivare fai da te, ma il Dipartimento di Prevenzione dell'ASFO dà loro appuntamento per un tampone molecolare dopo 20 giorni, lasciandoli potenzialmente liberi di circolare con il virus in quanto il sistema non riconosce come valido il test salivare fatto a casa. E ancora giornata piena di eventi anche a Torre di Pordenone. È stato posizionato il nuovo defibrillatore nella teca vandalizzata alcune settimane fa in piazza Lozer, e sempre a Torre questa mattina è andata in scena l'iniziativa Torre fa azione, volta a una raccolta fondi in favore dei giovani del quartiere delle Caritas parrocchiali. Tutti i dettagli nel corso del telegiornale. Adesso linea alle redazioni di Udine e del Veneto per le notizie, per le notizie in primo piano e i saluti dei nostri colleghi. Prego. Un cordiale saluto anche dalla nostra redazione di Udine, Gorizia e Trieste. Tante anche oggi le notizie che andremo ad approfondire nel corso di questa nuova edizione del nostro telegiornale. Buone notizie per l'anziano di 75 anni che nel pomeriggio di ieri si è disperso. La moglie non aveva più ricevuto sue notizie. In mattinata la buona notizia è stato infatti ritrovato mentre si aggirava nella vicina cittadina di San Michele al Tagliamento. È stato sotto shock, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. E ancora andremo a vedere perché hanno patteggiato la pena. Due cittadini 29enni serbi hanno appunto donato 1000 euro ciascuno alla parrocchia San Giovanni Bosco di Lignano Sabbiadoro. Il GUP di Udine ne ha quindi tenuto conto durante la sentenza. Aspettiamo un ospite in studio, Enrico Bertossi, capogruppo della lista civica Prima Udine. Tante anche le notizie che arriveranno dalla nostra redazione. Adesso, prima di proseguire linea, che può passare al collega del Veneto per i saluti. Grazie, dunque, bentrovati anche dal Veneto. Il Natale si avvicina, c'è voglia di un progressivo ritorno alla normalità, perlomeno sul fronte del periodo delle festività, diverso rispetto a un anno fa. Un'indagine di Confesercenti, il 65% degli intervistati nel veneziano pronto ai regali a ridosso del Natale. Nella Marca Trevigiana l'appello è quello di far riferimento alle realtà locali. Sicurezza in Veneto orientale. Il Ministero dell'Interno pronto a inviare 42 nuovi agenti, ma c'è un'interrogazione della deputata portoghese Ketty Fogliani. Ci dicano quante saranno le risorse per questo comprensorio dopo gli ultimi furti tra Portogruaro e Concordia Sagittaria. Doppio incidente in poche ore sulle autostrade del Nord-Est, un tamponamento tra due mezzi pesanti e ripercussioni importanti sul fronte friulano a ridosso del nodo di Palmanova per un camion che ha perso all'alba il
carico di arance è finito sulla carreggiata con ore per ripristinare il tutto. Ricca la parte dedicata al Covid nella nostra sezione del Veneto, un cluster, un focolaio a Pieve di Soligo dopo un viaggio ad Assisi in Pullman e una direttiva della Regione del Veneto sul contact tracing nelle scuole. La novità, quarantena per tutti i contatti all'interno degli istituti. Aspettiamo due ospiti in studio, il sindaco di Porto Gruaro e soprattutto il famoso lavoratore partito dal Mali e dopo una traversata il processo di integrazione e ha trovato lavoro dopo aver appreso la lingua italiana. Tra poco in studio Lina Pordenone. Apriamo dunque con la cronaca. Dopo incidente in poche ore sulle autostrade del nord-est, in Veneto un tamponamento tra mezzi pesanti e in Friuli Venezia Giulia un camion che trasportava arance ha perso il carico sulla carreggiata. Mattinata di code e rallentamenti. Tutti i dettagli nel servizio di Alessio Conforti. Mattinata di ripercussioni e rallentamenti al traffico, quella di oggi in autostrada per i mezzi diretti verso la A23 provenienti da Trieste e Venezia. Un autoarticolato che arrivava dal capoluogo lagunare attorno alle 6.30 è uscito infatti di strada poco dopo il nodo di Palmanova. Il mezzo trasportava un carico di arance che a seguito dell'incidente è terminato sulla carreggiata. Ore di intenso lavoro da parte dei tecnici per rimuovere l'intero carico dalla sede stradale, mentre i mezzi di soccorso hanno provveduto a spostare il camion. Non ci sono stati feriti. Paralizzata fino a gran parte della mattinata la carreggiata nord verso Udine e Tarvisio, code tra il casello di Palmanova e il bivio A4 A23 e tra San Giorgio di Nogaro e il nodo. Non è stato l'unico incidente a nord-est. In A4, tra il casello di Padova Ovest e Grisignano, i vigili del fuoco sono intervenuti per il tamponamento di un auto articolato da parte di un mezzo pesante adibito a trasporto carburante. Ferito l'autista, i pompieri arrivati da Padova attorno alle 4 con un'autopompa, autobotte e 9 operatori hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla cabina di guida del mezzo che trasportava il carburante l'autista rimasto incastrato. Poi condotto in ospedale da parte del SUEM 118 sul posto per eseguire i rilievi la polizia stradale. È stato ritrovato questa mattina un anziano di 75 anni disperso da ieri pomeriggio alla Tisana. L'uomo è stato individuato a San Michele al Tagliamento. La vicenda si è conclusa con un lieto fine, è infatti stato trovato sano e salvo questa mattina l'anziano di 75 anni di Latisana, del quale la moglie da ieri pomeriggio non aveva più sue notizie. L'uomo è stato individuato a pochi passi dal centro abitato di San Michele al Tagliamento, fin da subito è parso in stato confusionale, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Le sue ricerche erano state attivate dopo la richiesta di aiuto lanciata dalla moglie che non aveva visto tornare il marito dopo essere uscito di casa per la sua quotidiana passeggiata lungo l'argine del fiume Tagliamento. Da ieri sera sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Latisana e di Porto Gruaro con il supporto dei colleghi del nucleo speleo alpino fluviale. Il 75enne che soffre di alcune amnesie temporanee è stato ricoverato in ospedale per tutti gli accertamenti sanitari del caso. Ancora nessuna traccia della variante Omicron in Friuli Venezia Giulia, lo confermano i dati sulle attività di sequenziamento eseguite in regione, coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità sui campioni raccolti dal 29 novembre al 12 dicembre. Dalle 234 sequenze analizzate, ha spiegato il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi, di cui 185 relative alla settimana dal 6 al 12 dicembre e 44 alla settimana dal 29 novembre al 5 dicembre, è stata rilevata solo la variante Delta, che dunque si conferma la mutazione più comune in regione. Famiglia risulta positiva al Covid-19 da un test salivare ordinato online, ma il Dipartimento di Prevenzione dell'ASFO dà loro appuntamento per un tampone molecolare di conferma dopo 20 giorni, lasciandoli potenzialmente liberi di circolare con il virus. A denunciare la vicenda è Sara, la nipote della famiglia interessata.
Ci racconta la vicenda che riguarda membri della sua famiglia che sono testati positivi al Covid con un test ordinato online, ma che l'ASPO ha costretto a una quarantena molto lunga senza, diciamo, certificare la loro positività. Ci racconti pure cosa è successo. Venerdì scorso i miei zii iniziano a stare male, ordinano su Amazon dei test salivari e il sabato li eseguono, i test risultano positivi. Zio, zia e figlio. Sentono il medico e lui dice che bisogna fare il tampone e ogni tanto prendere la tachipirina. Il lunedì mia zia richiama il medico e le chiede se può fare il tampone. Lui la fa andare là, fa il tampone a mia zia e risulta positiva. Allora chiamano il medico di mio zio, lui fa la prescrizione per andare a fare il tampone all'ASPO a Pordenone e lì prima di 20 giorni non hanno posto per poter fare il tampone, quindi per aprire la prassi. Mio zio è costretto ad andare a pagamento, positivo anche lui, e apre la procedura. Nel frattempo però, ha raccontato Sara, al figlio della coppia, anche lui risultato positivo con il test fai da te, il medico di base ha rifiutato di fare il tampone. Pertanto lui, non vaccinato, per il sistema non è mai risultato ammalato e quindi non ha diritto ad avere il Super Green Pass. Il suo medico di base, che ha fatto il tampone alla madre, ha detto che lui non può tamponare tutta la famiglia. Il controsenso denunciato da Sara è che da una parte, dopo 21 giorni di quarantena, una persona, anche se positiva, è considerata guarita e non contagiosa e può quindi terminare l'isolamento. Dall'altra, se non gli viene certificata la positività con un test molecolare, la malattia infatti non è riconosciuta se risulta da un tampone salivare casalingo, il paziente Covid potrebbe uscire di casa anche se ha il virus. Ci sono persone che hanno buon senso, stanno in quarantena 20 giorni, ma a questo punto se troviamo qualcuno che non gliene frega niente, finita la febbre se ne può andare tranquillamente in giro, che tanto non risulta quella positività per nessuno e può andare a seminare, essere un untore di Covid. Mentre le persone che non hanno il vaccino sono abitate ed sono obbligate ogni 48 ore per lavorare a fare il tampone perché altrimenti possono essere dei possibili untori, a questo punto i primis a lasciare che i positivi che stanno male vadano in giro è proprio l'ASPO. La sanità pubblica non è organizzata perché dopo 2 anni e mezzo di pandemia ancora non sono organizzati a riuscire a tamponare chi ha bisogno di essere tamponato. Chi sta male realmente non ha la possibilità di dichiarare la malattia. E con noi, come ogni giovedì, Monsignor Angelo Santarossa. Buonasera, Monsignore. Buonasera. Che questa sera, mi pare, voglia trasmettere un messaggio ai giovani, vero? Sì, voglio parlare con voi, anche se direttamente mi rivolgo ai genitori e ai nonni, perché in questi giorni, in attesa delle lunghe vacanze di Natale, in molte scuole la scuola finisce a mezzogiorno o a l'una, i pullman, le autobus vuoti fanno i giri e inquinano l'aria e voi tornate a casa, i vostri figli, i vostri nipoti, troppo presto. E allora cosa si fa? Non si possono tenere a scuola, mangiano a scuola e poi li mandano a casa e mangiano una seconda volta, ma ci vuole qualcuno. Insomma, bisogna trovare il modo di tenerli occupati. Allora vi parlo da coltivatore diretto, io da giovane ho fatto il contadino come faceva mio papà e ho imparato alcune cose. In questo periodo mi sembra che i ragazzi che non hanno altro da fare, a parte che devono ancora fare i compiti, studiare, impegnarsi, no, devono inventare qualche cosa per passare il tempo anche utilmente. E cosa potrebbero fare? Mi metterete a ridere, beh, possono fare l'albero di Natale, nelle nostre case, una volta si faceva, ma non andando a comprare l'albero, si stanno potando, in questo periodo si comincia a fare le potature e quindi si potrebbe benissimo usare i prodotti più comuni, che sono i rametti, per esempio andare a raccogliere un po' di muschio,
se si può, perché credo che ci voglia il permesso anche quello. Oppure un po' di whisky, una volta per Natale si metteva fuori dalla porta di casa il whisky, anche questo se si può, perché se si va magari e non si è autorizzati, ma il proprietario dei terreni o delle piante, però fare, ma fare il presepe, per esempio, con prodotti semplici, con pezzetti di legno, con foglie, un'altra cosa che si possono fare, per esempio raccogliere le foglie, no? Perché chi ha qualche albero vicino a casa, le foglie qualcuno le deve raccogliere, perché altrimenti insomma ci si infanga e si sporca quando si entra in casa. Sono cose molto semplici, ma che dovremmo fare, e i genitori e i nonni dovrebbero farlo con i loro figli, con i loro nipoti. Cosa costa fare un presepe con pezzettini di legno? Per esempio, mi ricordo che si andava lungo i fiumi a togliere i pali di salice che poi venivano messi sotto pressione, con i quali si facevano il palo per la pala, per il rastrello, ed era molto importante. E anche questa è una cosa che non si fa più. Una volta si andava a fare lo strame per fare il coso delle sedie, no? Ed era anche questa una cosa che ci teneva occupati anche durante l'inverno. Cioè, inventare di fare qualche cosa di utile. Ci sono le rose, per esempio, e quasi tutte le case che hanno un po' di giardino, si possono potare adesso tranquillamente le rose. Ed è molto bello, perché se le potate adesso, poi a maggio fioriscono in maniera... Insomma, fare qualche cosa con le mani di propria iniziativa, assieme. Fare un albero di Natale, fare un presepe, e perché si può fare in casa, in un angolo, si può fare anche in giardino, fuori casa. Poi adesso bastano 4 lampadine a LED che non consumano tanto, e si può fare anche la luminaria. Cioè, io a casa mia ho messo fuori le pecorelle e la gente si ferma perché pensano che ci manca il pastore è qua e quindi non è lì. Cioè, trovare la maniera di tenerli occupati le ore del pomeriggio a studiare, certamente, ma anche a fare qualche cosa di utile, che è bene sapere come si pota una pianta, come si pota una rosa, perché sono cose che non si imparano sui libri di scuola o nemmeno nel telefonino, anche se è spiegato anche lì. Questo è un modo utile che ti tiene impegnato e che ti fa inventare qualche cosa, inventare le statue del presepe. Si possono fare con 1000 prodotti, anche con pezzi di legno, con di plastica. Importante è creare qualche cosa, che tu ci metti la passione, che poi ognuno dice la sua, ma no, questo non mi piace, qui va meglio lì. E in questa maniera il tempo passa veloce, si fa qualche cosa di piacevole, si sta in compagnia e non si va a fare danno nelle cantine, non li seminterati degli amici, più chiamiamoli amici, i quali ovviamente, non potendo stare da soli, e voi siete stufi di stare da soli, devono stare in compagnia. Ma in compagnia bisogna stare a 1,5 metri di distanza, come si fa? Come si fa a stare in 4-5 ragazzi, compagni di scuola, stare a 1,5 metri di distanza, tenere la mascherina? E diventa un problema, no? Però qualche cosa bisogna inventare, e i ragazzi sono capaci di fare cose straordinarie, però dobbiamo essere noi adulti a fare insieme con loro, non dire vai e fai, no, loro vanno a giocare alle carte o a giocare qualche cos'altro. Credo che sia un modo, però mi piacerebbe che nelle nostre case si rifacesse un po' di presepe, un po' di albero di Natale, sperando che qualcuno vi faccia anche qualche regalo da mettere sotto l'albero, perché senza niente sotto l'albero, un albero non serve a niente. Importante è fare qualche cosa, non stare con le mani in tasca a giocare col telefonino, perché altrimenti non si impara niente. Vi auguro buon lavoro, la settimana prossima ci avviciniamo al Natale, sarò di nuovo qui per farvi uno strano augurio di Natale. Grazie Monsignore, ovviamente ci vediamo giovedì prossimo anche per farci tra di noi gli auguri di Natale. Grazie ancora. Grazie.
Non si placano le critiche verso il gruppo di sanitari non vaccinati che ieri si è radunato di fronte all'ospedale civile di Pordenone per chiedere udienza alla direzione generale. Racconta la sua versione dei fatti uno dei promotori dell'iniziativa, Fabio La Falce, farmacista del nosocomio cittadino. Continua a spargersi la voce su quanto accaduto ieri all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Anche la politica locale e regionale si è espressa denunciando un apparente tentativo di occupazione della direzione generale del nosocomio cittadino. Tuttavia la vicenda sembra non essere andata come hanno riportato anche alcune testate nazionali. Almeno questo è quanto emerge dal racconto di Fabio La Falce, farmacista dell'ospedale e uno dei fautori dell'iniziativa, che ha promosso attraverso canali social. Questo aveva preoccupato la questura che per precauzione è intervenuta sul luogo del presidio. Sentiamo quindi la versione dei fatti secondo La Falce. Io sono esattamente quella persona che ha innescato suo malgrado tutto quanto. Ho mandato un messaggio a Telegram su una chat dove erano sanitari, è stata poi spostata su altre chat dove appunto inneggiava l'occupazione della direzione sanitaria, ma non intesa occupazione violenta assolutamente della direzione sanitaria, ma un'occupazione per poter portare le nostre istanze alla direzione sanitaria su un problema sollevato, nato, insorto esattamente ieri pomeriggio alle 3, a seguito di una mail ricevuta da tutti gli operatori dell'azienda ospedaliera presso cui lavoro nel tardo pomeriggio. Ci tengo subito a precisare le mie posizioni, perché anche su questo ho sentito dire parecchie cose. Mi sono autosospeso nella prima mattinata di ieri, autosospeso perché non ho potuto effettuare ancora la terza dose e avendo il Green Pass caduto appunto dal 15 dicembre ho ritenuto doveroso eticamente, professionalmente e per la tutela della salute degli altri autosospendermi dalla mia azienda, perché effettivamente stando a quello che ci dicono ormai da mesi, un non vaccinato non può stare in corsia perché diventa un pericolo per gli altri colleghi e per i pazienti. La storia è semplicemente questa. Nel pomeriggio appunto è arrivata questa comunicazione da parte della direzione in cui tra le righe si leggeva che avrebbero controllato anche il Green Pass da tampone a quelle persone che avevano soltanto due dosi in attesa della terza, eccetera, eccetera. In realtà il messaggio era un po' sibillino perché dava quasi ad intendere che avrebbero accettato a prescindere anche il Green Pass con tampone. Noi sappiamo benissimo che dal 15 dicembre l'unica modalità per accedere a un'azienda ospedaliera come una scuola, come in qualsiasi organo di polizia, è soltanto il Green Pass da vaccino o da guarigione. Quindi questo messaggio un po' sibillino rischiava veramente di diventare la breccia attraverso cui poter passare per far furbescamente il lavoro senza essere vaccinati. La questione in realtà è molto ben più grave ed è nota a tutta la nostra direzione, che anche se dice di non sapere nulla, in realtà sa già tutto, compreso anche il nostro ordine professionale degli infermieri. È da mesi che le voci si rincorrono e riguardano personale sanitario che, nonostante l'obbligo già ci fosse stato imposto, continuano a lavorare con il tampone presso reparti e le strutture dell'azienda ospedaliera Friuli Occidentale. La nostra protesta non è nata per fare un dispetto a queste persone perché siamo invidiosi, ma parliamoci chiaramente: se c'è una legge per cui si allontana un sanitario e lo si allontana senza stipendio, senza un contributo, senza niente, e da oggi anche un poliziotto, anche un insegnante, perché si ritiene gravissimo che una persona possa stare in una struttura pubblica a contatto con la gente per il rischio di infettare gli altri, capite anche voi che a noi è subito emersa questa cosa come una gravità inaudita. Cioè, immaginate se proprio all'interno di un ospedale dove deve essere garantita la salute dei pazienti e dei colleghi vengono ammessi per tanti motivi personale non vaccinato. Allora che credibilità diamo a tutta questa storia del Green Pass? Allora, serve o non serve il vaccino per prevenire la trasmissione? Perché alcuni sono stati messi alla porta o no? Spero che a queste domande possano rispondere molti dei nostri giornali che ieri invece hanno parlato di ben altre cose. La mia preoccupazione invece è stata quella di pensare ai pazienti, la mia e non soltanto la mia, ma quella di tutte le persone che con me hanno voluto andare in direzione per chiedere spiegazioni di quanto stesse accadendo. Siamo arrivati in direzione sanitaria quindi senza alcun tipo di controllo, accompagnati da un avvocato che ci rappresenta legalmente, per chiedere e discutere con la direzione a riguardo di questa lettera e a riguardo di altre cose di cui siamo venuti a conoscenza in questi mesi. Ad accoglierci in direzione c'era presente un rappresentante della Digos che in maniera molto educata e molto collaborativa
ci ha chiesto di presentare istanza di incontro con la direzione via PEC, via messaggio, via raccomandata. In realtà abbiamo espresso la nostra grandissima perplessità sul fatto che la situazione imponeva un'immediata risoluzione della questione. Per questo motivo, accordandoci con appunto il rappresentante della Digos, abbiamo stilato le nostre richieste in forma scritta, protocollate in azienda, quindi sono tutte agli atti, consegnandone anche una copia alla Digos. Perché alla Digos? Perché allora abbiamo chiesto un supporto nella misura in cui, sapendo che probabilmente alcuni operatori in questo momento stanno lavorando senza il vaccino, abbiamo chiesto il loro supporto, già che erano davanti all'ospedale, per controllare tutti i dipendenti della nostra azienda. Invito che continuiamo a rinnovare nuovamente, perché la situazione all'oggi non è ancora stata risolta, non ci è stata data nessuna comunicazione al riguardo, quindi riteniamo che questa situazione di grande pericolo per i pazienti continui attualmente ancora a perpetrarsi. Per cui rinnoviamo l'invito alle forze dell'ordine, questura, Digos, Guardia di Finanza e Carabinieri a verificare non soltanto presso l'ospedale di Pordenone, ma a questo punto anche in tutte altre strutture ospedaliere della regione, questo possibile problema legati agli omessi controlli. Più avanti si tenterà di capire il perché questo possa essere accaduto. Tornando alla descrizione dei fatti successi, ci siamo quindi recati all'interno della direzione sanitaria con una delegazione di 5 persone, come richiesto dalla stessa Digos, per stilare questo piccolo richieste in forma scritta, che abbiamo appunto poi depositato. Fatto ciò, siamo scesi tranquillamente davanti all'ospedale, dove c'erano altre persone del nostro gruppo, altri sospesi, con cui ci siamo soffermati a fare due parole, fino a quando poi non è arrivato Stefano Puzzar a farci i suoi saluti. Questa è la storia di quanto è accaduto. Torno a dire, io non sono stato arrestato, nessuno dei sanitari sospesi sono stati chiesti documenti o sono stati arrestati, non c'è stato fatto nessun controllo neanche all'ingresso dell'ospedale. C'è stato un rapporto totalmente collaborativo con la Digos. Il messaggio, forse mio, è stato mal interpretato, ma era talmente chiaro, ed era talmente chiaro che l'avesse mandato, ovvero io, perché c'era il mio nome e cognome sul messaggio, sapendo che la Digos ha comunque i miei riferimenti telefonici, mi fa un po' strana questa cosa, che si sia potuto pensare a un attacco terroristico presso l'ospedale di Pordenone. La realtà, come vi ho appena descritto, è stata ben altra, anzi, proprio, e lo ripeto, a tutela dei nostri pazienti, a tutela dei colleghi, abbiamo dovuto doveroso segnalare questa anomalia grandiosa. Tornate a trovarci Katia Saro, dottoressa farmacista e operatrice olistica, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, l'argomento che ci eravamo così preposti di affrontare questa sera sono i problemi respiratori, no? E i rimedi naturali che eventualmente si possono così utilizzare, sì. Pensare per questi rimedi, per queste patologie. Per questi problemi, sì. Adesso è la stagione invernale. Diciamo che un po' a tutti capita di prendere un colpo di freddo e magari di avere dei piccoli problemi respiratori. Allora, la prima cosa che voglio far capire è che molte volte già non respiriamo nella maniera adatta. Cioè, normalmente le persone respirano solo con questa parte di polmoni, con la parte alta, e in questa maniera in realtà noi riempiamo i polmoni solo per un terzo dell'aria possibile. Questo fa in modo che quindi abbiamo meno energia poi sia per pensare sia per fare altre cose. Quindi come sarebbe giusto respirare? Sarebbe giusto respirare con la pancia, visto che adesso magari le persone hanno un po' di difficoltà a farla questa cosa. Io consiglio di, quando si è sdraiati a letto, che è più comodo, che si è più rilassati, quindi si può imparare meglio come fare questo tipo di respirazione, prima fare uscire l'aria mettendosi una mano appoggiata sulla pancia è come sgonfiando un palloncino, e quando si prende aria si deve gonfiare il palloncino. In questa maniera quando si espira si svuota, quindi il diaframma si alza, si svuotano i polmoni. Nel momento in cui prendo aria e gonfio il palloncino della pancia, il diaframma si abbassa e tutti i polmoni si riescono a riempire. Questo è un esercizio che, fatto un po' tutti i giorni, poi ci aiuta anche a gestire magari se abbiamo l'attacco di panico, se magari stiamo facendo una camminata o un lavoro un po' pesante, per riuscire ad avere più ossigeno. Poi
Adesso con questo Covid abbiamo la problematica degli ambienti salubri o meno, quindi come possiamo rendere poi noi un ambiente salubre? Con l'uso degli oli essenziali. Oli essenziali di eucalipto, menta, pino, abete, tutti quelli un po' invernali, no? Quelli che ci richiamano al bosco, ma diciamo d'eccellenza è la menta e l'eucalipto. Messi dove? Si possono mettere in delle ciotole d'acqua a far bollire, se uno non ha modo di metterlo sul termosifone o in un'altra fonte di calore, o con il vaporizzatore, così in questa maniera noi abbiamo sempre nell'ambiente in cui viviamo, e ancora meglio nell'ambiente magari dove lavoriamo, che quindi ci sono altre persone o magari possono entrare persone esterne, così da disinfettare sempre l'ambiente e riuscire a respirare meglio. Questi oli essenziali possono essere anche usati, ovviamente sempre guardando la qualità, aggiunti a un po' d'olio e magari massaggiati sulla parte alta prima di dormire, o due goccine messe sul cuscino, sempre per dormire, o su un fazzoletto e ogni tanto portarselo al naso e respirare. In questa maniera teniamo disinfettato la parte alta dei polmoni, la gola, eccetera. E se per caso andiamo in tosse, cominciamo ad avere tosse e iperproduzione di muco, quindi i problemi respiratori sono dati da quello, consiglio di evitare il latte e latticini. Si possono mangiare i formaggi di capra e pecora, va benissimo, però evitare assolutamente la mucca e tutti i suoi derivati, almeno finché non passa, diciamo, la crisi in cui c'è l'iperproduzione di muco. Ecco, altre cose buone come da tenere a casa come sciroppi sono gli sciroppi alla bava di lumaca, che hanno sia la funzione, diciamo, espettorante, sia la funzione magari emoliente, quindi di calmare nel caso che la gola si sia irritata e quindi la tosse sia data più da quello. Interessantissimo, anche perché vista la stagione, insomma, no? Adesso ci sono rimedi assolutamente da tenere in casa per ogni evenienza. Esattamente, sì. Benissimo, grazie dottoressa, l'aspettiamo grazie ancora a voi. Ovviamente per altri consigli grazie. Dal mondo dell'omeopatia. Grazie. Salve, buonasera. Ora parliamo di sicurezza in Veneto orientale, perché il Ministero dell'Interno ha destinato nuove risorse per il veneziano. La deputata Katie Fogliani, vogliamo sapere quanti ne arriveranno nel porto gruarese. Vediamo il servizio di Alessio Conforti. "42 nuovi agenti di polizia arriveranno nel veneziano tra febbraio e giugno del prossimo anno. A comunicarlo è stato il sottosegretario all'interno Nicola Molteni nel corso dell'ultimo Question Time in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. La richiesta di un potenziamento degli organici indirizzata al ministro Luciana Lamorgese era arrivata due settimane fa dalla deputata leghista Katie Fogliani alla luce dei furti che avevano riguardato diverse abitazioni, soprattutto nel porto gruarese, un appello che proveniva dalla stessa conferenza dei sindaci del Veneto orientale. L'organico per l'area metropolitana sarà di 16 agenti a febbraio e altri 29 a giugno. Ma basteranno? Il dubbio è lecito se si considera la vastità dell'ex provincia e le spiagge limitrofe. Il Salato di Portuguaro dispone di 29 agenti e è chiamato a garantire un servizio di pattugliamento e di intervento su ben 11 comuni e riesce a tal fine a mettere a disposizione circa una pattuglia ogni turno, considerato poi il periodo estivo con tutte le persone che ci sono turistiche, cioè le persone e i turisti che arrivano è decisamente poco. E poi teniamo anche presente che il commissariato di Jesolo riesce a garantire 100 pattuglie al mese contro le 120 che sarebbero sufficienti per il controllo efficace. A San Donà dovrebbe la norma di regolamento contare su 42 agenti, ma ne ha a disposizione solo 27. "Confido che ci sia la corretta distribuzione di queste nuove unità", ha detto oggi in una nota Katie Fogliani, proprio nel nostro territorio, Porto Gruarese e Concordiese, dove sono stati registrati molti furti. Auspico infine che questo rafforzamento non sia in sostituzione dei pensionamenti, ma che vada a incrementare le unità effettive. Restiamo in tema con il sindaco di Portogruaro, Florio Favero, ospite dei nostri studi del Veneto. A voi la linea.
Grazie Florio Favero, sindaco di Portogruaro, ben ritrovato. La notizia insomma di oggi relativamente all'ok del governo per l'aumento degli organici nel veneziano per quanto concerne la Polizia di Stato. In question time alla Camera il sottosegretario ha ufficializzato 42 nuovi arrivi, una parte a febbraio e una parte a giugno nel veneziano chiaramente, poi ci sarà da capire quanti nel portogruarese. Come la commenta, sindaco? Che siamo contentissimi di questo passaggio, sappiamo quanto sono importanti i rappresentanti delle forze dell'ordine che insieme alla polizia locale insieme fanno sì che il nostro territorio sia sicuro e non hanno solo la sicurezza ma hanno un ventaglio di operazioni da fare su strada eccetera, per cui bene che il governo abbia deciso di incrementare questo patrimonio della dipendenza e noi dovremo essere all'altezza della situazione. Una parte andrà sicuramente a Venezia, una parte sarà destinata al nostro territorio. Anche perché il portoguarese negli ultimi tempi, lo stesso sottosegretario ha detto, non sono stati episodi eclatanti, però furti nelle abitazioni ci sono state, quindi vuol dire anche la stessa conferenza dei sindaci aveva preso una posizione su questo. Non solo, ma se ci sono pochi furti e pochi eventi straordinari negativi, significa che l'operato della Polizia di Stato e di tutte le forze dell'ordine è all'altezza della situazione, danno risposta perché controllano bene il territorio. Però non basta, non ce ne vogliono di più anche perché ci sono le spiagge. Ce ne voglio più perché il territorio è vasto, 11 comuni sono tanti, con tre spiagge che danno problemi grandissimi in estate e non solo, e quindi ben vengano questo incremento. A proposito di forze dell'ordine, altra notizia di oggi, controlli al mercato sul tema del Green Pass, dei distanziamenti, se non erro su 200 e passa ispezioni solo due le situazioni irregolari, no? Solo due significa che la gente ha capito e dà risposta positiva. Dall'altra parte l'amministrazione comunale che ha messo questo vincolo ulteriore, che lunedì diventa vincolo per tutti i veneti perché quasi sicuramente andremo in zona gialla, e le forze dell'ordine rispondono alle esigenze governative da una parte e comunali dall'altra, e i controlli devono essere fatti perché dobbiamo rispettare tutte queste ordinanze per superare anche questa quarta ondata che dà problemi grandissimi dal punto di vista lavorativo a tutti. Mascherine all'aperto, insomma, è anche questo il tema. Sul fronte del Covid però nel portogruarese tante le classi che sono a casa a fronte dei contagi. Tante classi perché basta che un allievo sia contagiato. Per prevenzione tutti gli allievi devono sottoporsi a tampone preventivo e quindi le classi vengono chiuse, ma non solo le classi, non solo le scuole, ma anche tutti i posti di lavoro. Se un dipendente è contagiato, tutti i dipendenti che sono stati a contatto verranno sottoposti a quarantena preventiva. È limitativo, è un problema grande per il lavoro, ma dobbiamo renderci conto che l'unica maniera per superare questo grande momento di difficoltà. Ecco, Portogruaro sul fronte del Natale non ci saranno grandi manifestazioni, mi pare di capire, neanche a Capodanno, ce lo conferma? Confermo che non ci sarà nessun evento né natalizio né a Capodanno, non ci saranno possibilità di assembramenti ovviamente per tutto il periodo fino alla fine dell'emergenza. Anche per altri comuni hanno fatto scelte diverse, per realtà ogni amministrazione fa la sua, però insomma la vostra è una scelta forte in questo senso. I comuni, i sindaci dovrebbero essere responsabili e quindi capire che in certi momenti vale di più la salute della persona che non un evento speciale, anche se pur bello e anche se tutti noi lo vogliamo con tutto il cuore, però alla fine quello che conta è la salute dei cittadini. Grazie sindaco. Grazie Florio Favero per essere stato con noi. Auguri di buon Natale a tutti. Grazie e ovviamente mai lo ritroveremo anche nel corso delle festività linea Pordenone. E allora questa mattina nel quartiere di Torre di Pordenone è stato posizionato un nuovo defibrillatore nella teca vandalizzata alcune settimane fa in piazza Lozer. Dotato di tecnologie avanzate, lo strumento è stato donato da un generoso privato. Presente alla cerimonia di stamattina anche il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani.
Dopo il furto del defibrillatore installato qui a Torre dalla situazione San Valentino nel 2019, adesso la città ha di nuovo un altro strumento tutto nuovo grazie alla sensibilità di un privato cittadino. Si va verso l'idea di una città cardioprotetta, ha detto. Beh, ha detto bene, innanzitutto la solidarietà di un'azienda come la Soft System, dobbiamo citarla, che ha messo a disposizione subito un altro defibrillatore. Pian pianino stiamo posizionando una dozzina di defibrillatori già operativi in città, altri ne arriveranno. È fondamentale però che il volontariato continui nell'opera di sensibilizzazione nel fare i corsi per la rianimazione cardiopolmonare, fondamentale per sapere usare bene il defibrillatore. Considerate che ormai purtroppo i cosiddetti attacchi di cuore, gli arresti cardiaci stanno diventando frequenti ed è fondamentale intervenire nei pochi minuti successivi all'attacco. Quante più persone sanno usare i defibrillatori e più defibrillatori troviamo in zone strategiche, più facile salvare vite. Questo tra l'altro è il risultato di tante associazioni come la San Valentino, della comunità che si attrezza per garantire un'assistenza ai più nostri cittadini. L'associazione San Valentino si occupa dell'installazione e della manutenzione del defibrillatore. Che momento è questo? È un momento importante perché dobbiamo ringraziare questa ditta che ci ha dato la possibilità di rimediare a un furto che veramente non ci aspettavamo. Ecco, quindi siamo molto contenti che anche questa piazza ha il suo defibrillatore. Ma la cosa più importante è che dopo questo defibrillatore deve essere comunque utilizzato. Quindi noi facciamo un appello a tutti i cittadini, soprattutto quelli della zona di Torre, di fare il corso di PNR per saper utilizzare il defibrillatore, perché avere il defibrillatore e non ci sono le persone che lo utilizzano è come non averlo. Quindi se vogliamo una città protetta dal punto di vista cardiologico, è bene che ci siano più persone che sappiano utilizzare. Quindi questo è l'invito che faccio a tutti. Venite pure all'associazione San Valentino, no? Siamo aperti il sabato da mezzogiorno dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 16 alle 18, in modo che così più persone sanno utilizzarlo e più siamo presenti sul territorio. Ne abbiamo già messi 6 di defibrillatori, ne metteremo ancora perché vogliamo creare proprio una città super protetta da questo punto di vista. Quindi rinnovo a tutti l'invito a venire a trovarci. Oltre a questo posto nel centro di Torre, ad esempio gli altri, dove, in che punti sono? Ma abbiamo ancora degli punti scoperti, non so, a San Gregorio, a Vallenoncello, più che altro nella parte alta della città. Abbiamo tanti punti che naturalmente man mano che abbiamo quelli che sponsorizzano queste iniziative prendiamo contatto. Noi abbiamo già le ditte che sono capaci a installare, a fare tutto e soprattutto siamo in collegamento col 112, col pronto soccorso, perché come diceva prima il Claudio, praticamente questo defibrillatore una volta aperto si collega direttamente col 118 e quindi c'è già un operatore sanitario che assiste l'utilizzo del defibrillatore, quindi questo è importante. Ne metteremo altri, aspettiamo, ecco, un invito agli sponsor: quando c'è qualche ditta che magari ha qualche soldino da parte, viene da San Valentino e noi naturalmente siamo già operativi per mettere altri defibrillatori. Più ne mettiamo e più la città è sicura. La Regione Friuli Venezia Giulia stanzierà 9 milioni di euro a favore dell'amministrazione comunale di Pordenone per la progettazione e la realizzazione di una residenza per anziani. E quanto emerge dalla previsione all'interno della legge di stabilità 2022 in questi giorni al vaglio del Consiglio regionale. Due giorni dopo la proposta presentata dal gruppo PD, la Giunta ha fatto propria l'istanza attraverso un suo emendamento, ha fatto sapere il consigliere regionale del Partito Democratico Nicola Conficoni. Se come è scontato il Consiglio lo approverà, darà una risposta attesa da tempo. Ha concluso poi dicendo il comune di Pordenone potrà così beneficiare di questo sostanzioso contributo, rispondendo quindi a un importante bisogno della cittadinanza. Erano accusati di ricettazione due cittadini serbi di 29 anni. Per alleggerire la loro pena hanno deciso di donare 1.000 euro ciascuno alla parrocchia San Giovanni Bosco di Lignano Sabbiadoro. Sentiamo maggiori dettagli nel servizio di Edoardo Anese.
Due cittadini serbi di 29 anni accusati di ricettazione per alleggerire la propria posizione hanno versato come risarcimento alla comunità 1000 euro ciascuno alla parrocchia di San Giovanni Bosco di Lignano Sabbiadoro. Il gesto è stato ampiamente considerato dal GUP di Udine incaricato del caso. Infatti i due imputati hanno patteggiato un anno e 10 mesi di reclusione ciascuno con conseguente sospensione della pena e una multa di 1400 euro. Ricostruendo brevemente il fatto, lo scorso 24 luglio, durante un controllo, i carabinieri di Lignano avevano trovato nella loro automobile il provento di alcuni furti in abitazione compiuti tra Lignano e Bibione. Quanto rubato era occultato nel bagagliaio al posto della ruota di scorta, dove era stata nascosta la refurtiva che ammontava ad un valore di 30.000 euro. In particolare si tratta di gioielli e dispositivi elettronici sottratti qualche giorno prima. I due erano stati arrestati. Nei giorni successivi, a seguito di un controllo più approfondito, nella vettura erano stati trovati altri preziosi dispositivi elettronici, oltre a 3.000 euro e a 6.000 franchi svizzeri sottratti a Bibione e San Michele al Tagliamento. Tutti i colpi erano stati messi a segno forzando porte e finestre delle case di villeggiatura nelle ore dedicate dai turisti alla spiaggia. Ed ora andiamo a conoscere la vicenda umana di Bandiougou Cissé, un operaio originario del Mali, ormai integrato nel Veneto orientale. Andiamo a conoscere attraverso Alessio Conforti la sua storia, il suo arrivo in Italia e poi lo studio e ora il lavoro. Prego. Grazie, siamo in compagnia di Bandiougou Cissé, che è insomma un operaio. Noi ne abbiamo già parlato nel corso di un recente telegiornale. La sua è una bellissima storia di integrazione. La riassumo brevemente. Grazie Cissé per essere con noi. Grazie a voi. Arrivato dal Mali, una traversata 3 anni fa, è arrivato in Italia, c'è stato un processo di integrazione, la formazione e ora il lavoro. Una bellissima storia la tua questa. Raccontaci quali sono insomma le esperienze che hai fatto e anche questa tua bella avventura. Grazie a voi dell'invito. Allora, io sono arrivato in Italia in giugno 2018, sono arrivato a Pozzallo, dopo sono stato trasferito a Cona, dove sono stato per 2 mesi circa, e dopo sono stato trasferito a San Donà di Piave, sono stato affidato ad una cooperativa sociale. Ho partecipato a diversi corsi per imparare la lingua italiana, dopodiché ho fatto anche la licenza media. Dopo ho avuto l'opportunità di frequentare ad un corso di formazione con Apino Industria, e ringrazio il presidente e tutto il personale. E dopodiché sono stato assunto ad un'azienda novantana che si occupa della produzione e della distribuzione del gas. È stata veramente un'esperienza molto positiva, sono stato davvero molto contento. Tu hai solo 21 anni, perché noi abbiamo raccontato anche la tua storia ed è bello anche averti qui di persona. In pochi anni hai imparato la lingua italiana e la parli bene, l'abbiamo appena sentito. Ti sei formato e ti sei anche integrato, sì, nel tessuto sociale italiano. Sì. Questa è anche una storia di integrazione importante anche per chi magari ci segue da casa. Di recente hai vinto anche un premio a San Donà relativamente proprio a questa tua storia. Che cosa ti senti di dire a chi lascia i paesi, come per esempio è successo a te, alla ricerca di un futuro migliore, che in questo caso per te da un sogno è diventato realtà? Sì, effettivamente. Allora, quello che io ho da dire, soprattutto ai stranieri che arrivano in Italia, la prima cosa che dobbiamo fare quando arriviamo in un altro paese è di imparare la lingua, soprattutto, e dopo integrarsi con i corsi dei amici. Infatti, ecco, il premio l'ho avuto a 90 di Piave, scusate. Vai, tranquillo. E immagino insomma l'emozione che c'è stata. Sì, sì, veramente. Sono stati dei bei momenti, noi li abbiamo visti, insomma, li abbiamo seguiti. Che cos'è che fai anche al lavoro materialmente? L'hai imparato da poco, insomma, però dicono che tu sia già molto operativo. Sì, infatti. Ringrazio già la Apino Industria che mi hanno dato l'opportunità di formarmi, perché è dalla formazione che ho imparato tutto prima di arrivare nel mondo del lavoro.
La logistica avevo già le conoscenze di base, quindi non ho avuto difficoltà quando sono arrivato in azienda. Ed è stata una bella... Che cosa vorrai fare in futuro? Rimanere in Italia? Costruirti un futuro qui? Certo, vorrei rimanere qua in Italia e costruirmi un futuro. Vorrei sempre crescere nel mondo della logistica perché mi piace tanto. E sono stato anche fortunato perché ho avuto delle persone che mi aiutano tanto, soprattutto i miei colleghi. È vero che hai dedicato proprio a loro il premio? Sì, veramente ho dei colleghi meravigliosi, veramente. Grazie. Mi hanno anche fatto un gesto che mi ha colpito tanto. E l'ultima volta, ottobre 2021, il mio compleanno, e mi hanno fatto un bellissimo regalo che io non mi scorderò mai. Un bel regalo che hanno fatto. Sì, mi hanno fatto un bel regalo. Era il mio primo regalo di Natale, quindi sono stato molto contento veramente per questo gesto. Questa è la storia di Cissé. Sì. Grazie per essere stato con noi. Grazie. Grazie, veramente linea che può tornare a Pordenone. Zero, società pordenonese ad alto impatto tecnologico attiva nel campo del vertical farming, e annuncia l'avvio della realizzazione di Future Farming District, uno dei più grandi siti di vertical farming al mondo, che nasce dalla collaborazione industriale tra Zero e Iseo Idro di Capriolo in provincia di Brescia. Il progetto prevede un investimento complessivo iniziale di oltre 60 milioni di euro per la prima fase e di ulteriori 40 milioni per la seconda fase, il cui completamento è previsto entro il 2025. Future Farming District punta alla costruzione di un ecosistema circolare, integrato, unico nel suo genere, scalabile e replicabile in altri contesti, che abbina la produzione locale di energia pulita da fonti rinnovabili a impianti di coltivazione in verticale. Gli impianti di vertical farm, che sfruttano la tecnologia proprietaria di Zero per coltivare eliminando completamente la terra, verranno allestiti sia all'interno dell'immobile individuato nel Parco dell'Olio, vicino l'uscita dell'autostrada A4 di Palazzolo, sia in un'area limitrofa al sito industriale, e saranno alimentati direttamente da energia pulita proveniente da un sistema di centrali idroelettriche situate sul fiume Olio. Realizzare in Italia il primo Future Farming District è una sfida, ha spiegato Daniele Modesto, CEO di Zero. La nostra agricoltura tecnologica senza terra, con la luce artificiale al posto del sole, può sembrare eretica. Abbiamo lavorato per anni per costruire strumenti nuovi che ci permettono oggi di pianificare un progetto ambizioso e di eseguirlo velocemente in maniera sostenibile per l'ambiente e per gli investitori. Abbiamo trovato in questa cornice naturale il luogo ideale e i partner industriali perfetti per mettere le basi di un progetto che rappresenta il nostro manifesto e un modello di Made in Italy da esportare nel mondo. Sempre a Torre di Pordenone, questa mattina è andata in scena l'iniziativa Torre fa azione, volta alla raccolta fondi in favore dei giovani del quartiere e delle Caritas parrocchiali. A caratterizzare l'evento la presenza di una maxi mocca da 200 tazzine. Torrefazione, iniziativa a cura dell'associazione Torre, in scena oggi proprio nel centro di Torre di Pordenone, è giunta alla quinta edizione. Di cosa si tratta e cosa c'entra il caffè? Allora, diciamo così, è un'idea che ci è venuta nel 2017 e il gioco di parole mi sembra proprio che calzi a pennello. Torre fa azione con raccolta fondi, quindi fondi potrebbe, con il caffè i fondi ci stanno, e abbiamo intrapreso questa iniziativa a scopo benefico, e ogni anno ci siamo proposti con delle iniziative. Il primo anno abbiamo ridipinto il centro prelievi, poi abbiamo aiutato dei ragazzi con disabilità ad entrare in un appartamento, quindi contribuire in minima parte con l'affitto, queste cose qua. Poi abbiamo comprato il defibrillatore che, guarda caso, nei giorni scorsi è stato trafugato e oggi viene restituito alla città grazie all'intervento dell'Associazione San Valentino e di un privato, e grazie all'interessamento del sindaco Ciriani, che ha voluto fortemente diciamo così, restituire al quartiere questo strumento utile per tutti i cittadini. E noi riproponiamo quest'anno un'iniziativa che riguarda il sostegno scolastico attraverso le due Caritas del quartiere, appunto. Pensavamo che questo fosse un problema minimo, in realtà ci siamo resi conto,
sempre da informazioni che le due Caritas ci danno, che questa esigenza è fondamentale, perché ci sono tante famiglie che non possono comprare l'utile necessario, quindi cancelleria, libri, quaderni, per i loro figli che vanno a scuola. E poi sosterremo anche le attività sociali giovanili del quartiere. Quindi come si può contribuire a questa raccolta? Allora, si contribuisce a questa raccolta attraverso un'offerta in cambio di una confezione regalo di un pacchetto di caffè da 250 grammi. Ecco, vedete che tutta questa iniziativa è incentrata proprio tutta con il caffè. Ci sembrava anche un'ottima idea, diciamo così, come regalo anche natalizio, e per questo motivo ci appoggiamo anche a un'azienda del territorio come fornitore di caffè. Una moca del genere come questa con cui state servendo il caffè non passa di certo inosservata. Che caffettiera è? È una caffettiera che è stata costruita da due amici, siamo due alpini in congedo. È venuta fuori l'idea dopo aver fatto una gita che si aveva bisogno di una caffettiera grande per una corriera e non esisteva. E l'amico mi ha chiesto una mano, se si poteva fare, ci abbiamo pensato un po'. E poi ne abbiamo fatta una per quattro corriere, non per... E così è nata questa, a cui abbiamo dato un nome, e pensando alla nostra terra abbiamo chiamata Friul Moca, e con il marchio lì con 200, che vuol dire che fa 200 caffè. Dentro ci vanno 800 grammi di polvere di caffè e 10 litri d'acqua, per un totale di peso, quando è carica, pesa 35 kg. Diciamo, l'aspetto, da quello che pensa la gente, è buono. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Un oggetto particolarmente adatto poi a questa iniziativa di oggi. Sì, è una cosa particolare, mai vista, e la gente si ferma anche a vedere. Servizio di Alessio Conforti sul Natale in arrivo nel Veneto orientale, un'indagine di Confesercenti nel veneziano che dice che il 65% dei consumatori è pronto ai regali di Natale. Nella Marca l'invito a fare acquisti di qualità nelle botteghe artigianali, in ballo 334 milioni di euro. Vediamo il servizio. Sul fronte natalizio si respira voglia di normalità. Dopo il crollo del 2020, il clima di fiducia è in leggera risalita. Lo fa notare Confesercenti Venezia, che nei giorni scorsi ha realizzato un questionario a Mestre tra i consumatori. Natale resta sempre Natale e dicembre si conferma il mese più importante dell'anno sul fronte dei consumi. Nonostante il 35% dei consumatori approfitti ormai delle promozioni anticipate del Black November e un altro 20% attenda pazientemente i saldi di gennaio, il 65% degli intervistati sceglie comunque di sottoporsi al tradizionale stress del regalo natalizio nelle ultime settimane prima della festa. La prima parte dell'anno ha visto un aumento dei consumi e un parziale recupero rispetto ai difficili mesi del lockdown e delle prime due ondate. Il clima di fiducia delle famiglie si è lentamente deteriorato dopo l'estate e ora il calo dei consumatori è correlato al riaccendersi della pandemia, ma anche all'improvvisa fiammata inflazionistica che sta colpendo in prevalenza, e almeno per adesso, quei beni e quei servizi a cui le famiglie stesse non possono rinunciare, cioè i cosiddetti consumi obbligati. Le famiglie dunque mantengono un atteggiamento ispirato alla prudenza. Questo Natale è una grande occasione, si potranno fare acquisti di qualità nelle botteghe artigianali a chilometro zero e in termini di eccellenza, con prodotti che non sono secondi a nessuno, dice Oscar Bernardi, presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Una scelta di qualità e di convenienza, ma anche di opportunità economica per le attività locali. In ballo 334 milioni di euro spesi per l'acquisto di prodotti e servizi tipici del periodo natalizio. Interessate solo nel Trevigiano 5.650 realtà artigiane. Termina qui la prima parte del nostro notiziario, adesso andiamo a Udine dove c'è un ospite, Enrico Bertossi, capogruppo della lista civica Prima Udine.
Dopodiché avremo il meteo, un piccolo break pubblicitario e poi gli approfondimenti dalle redazioni di Udine e del Veneto. Saluto la mia collega Tania Pellegrini. Buonasera Tania. Buonasera direttore, grazie e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito fin qui. Vi ricordo che dopo il telegiornale, quindi attorno alle 21.05, questa sera come ogni giovedì ci sarà la rubrica Il Fatto, curata da Luigi Gandhi. Questa sera il tema sarà il progetto di ampliamento della Kronospan Italia, che verrà rivisto dall'azienda. Si avvicina infatti la data del 20 dicembre, quando il Consiglio Comunale di San Vito al Tagliamento risponderà nel merito alla richiesta di ampliamento della ditta Kronospan Italia in zona Ponte Rosso. Una mail dall'azienda ci informa che verrà prossimamente indetta una conferenza stampa che illustrerà le modifiche al progetto di ampliamento a suo tempo presentato. In effetti il Comune, già con l'ex sindaco Antonio Di Bisceglie, aveva dato prescrizioni. Ora vedremo che decisioni prenderà la nuova amministrazione Bernava. Quindi appuntamento in coda al TG attorno alle 21.05 con Luigi Gandhi. Non andate via perché la programmazione di Telepordenone continua. Grazie. E in nostra compagnia Enrico Bertossi, capogruppo della lista Prima Udine, ben ritrovato, grazie per essere qui con noi. Buonasera, grazie a voi. Facciamo un po' il punto, un suo commento personale su quella che è l'organizzazione del Natale a Udine in vista anche dei fuochi d'artificio a Capodanno. È evidente che le città cercano di impegnarsi al massimo per dare un minimo di accoglienza e anche di idea del Natale, le luci. Le varie iniziative sono sicuramente importanti e credo che ci sia stato anche un impegno. Quello che così sembra un po' ai più è una caduta di cattivo gusto, di una caduta di stile in alcune circostanze. Ovviamente tutto è criticabile e opinabile, però vedere la chiesa di San Giacomo, ad esempio, illuminata come fosse una scatola di baci perugina, non è piaciuto. Qualcuno dice Piazza San Giacomo è molto spoglia, il famoso Babbo Natale sdraiato che rovina tutta la veduta della loggia di San Giovanni. Ecco, in generale si nota una mancanza di buon gusto e una mancanza anche di regia complessiva, cioè non c'è un coordinamento tra le varie iniziative, tra i vari addobbi, tra le varie luci. Ecco, forse Udine meriterebbe un qualche cosa di più curato, studiato e anche ragionato, perché se il messaggio che si vuol dare di una città molto bella come lo è, non serve abbruttirla con delle luci o degli addobbi poco consoni. Diverso il discorso delle luci, dei fuochi d'artificio di Capodanno. Ecco, io rimango sempre perplesso, siamo in momenti dove la gente è anche in difficoltà economica, ci sono problemi di assembramenti, di pandemia, i fuochi d'artificio a chi servono, a che cosa servono? Cioè non richiamano nessuno, se non quelli che hanno voglia di farsi una passeggiata a mezzanotte del 31, e credo che sia uno spreco di risorse e anche un rischio, creando di nuovo assembramenti. Questa amministrazione lo fa spesso, da quando è iniziata la pandemia sono caduti più volte in questo errore, Friuli Doc, la tappa del Giro d'Italia, cioè ricordiamo tantissimi eventi che hanno ammassato la gente e quando invece la gente non dovrebbe essere ammassata. Ecco, io spero, mi auguro che veramente non ci siano problemi durante questa manifestazione, questo evento, perché saremo di nuovo alle soglie di un lockdown e quindi non vorrei che qualcuno si diventasse responsabile di questo. Per il resto, insomma, speriamo bene, perché chiaramente pensavamo di essere usciti da una situazione emergenziale. Invece piano piano, lentamente, soprattutto nella nostra regione, ci stiamo rientrando in pieno. Personalmente io il 31 festeggerò con la terza dose, a me scadevano i 5 mesi il 29 dicembre, il 31 non ho trovato posto il 29 e il 30,
la farò il 31, ma sono molto contento di fare la terza dose. Ecco, possiamo dire quindi che le buone intenzioni c'erano, però come ha dimostrato anche lei in diversi casi precedenti, bisognava gestire meglio, organizzare meglio il tutto. Sì, con più buon gusto, cioè ci vorrebbe sempre una logica nelle cose che si fanno, no? Non tanto per fare, cioè, l'idea di un marketing e di un'attrattività della città è giusta, bisogna saperla fare, però se invece è un coacervo di cose messe lì a caso, qualche volta ci sono delle cadute di stile parecchio gravi, ripeto, la chiesa di Piazza San Giacomo, il Babbo Natale sdraiato davanti alla loggia di San Giovanni e altri episodi. Poi insomma non si capisce perché ci sono scritte da qualche parte in italiano, qualche parte in tedesco, qualche parte in friulano, cioè sarebbe bene insomma che ci fosse una regia e non che si desse l'impressione insomma di buttare lì le cose un po' a caso. Grazie allora Enrico Bertossi per essere stato con noi oggi, grazie ancora. Grazie a voi. Linea che può tornare a Pordenone. ARPA Friuli Venezia Giulia, vediamo insieme le previsioni per i prossimi giorni. Un anticiclone staziona sull'Europa centro-occidentale e fa fluire in quota sulla regione correnti secche da nord. La stabilità durerà anche all'inizio della prossima settimana. Andiamo nel dettaglio. Venerdì 17, cielo sereno o poco nuvoloso, venti deboli o di brezza. Inversione termica notturna nelle valli e zero termico sui 2200 metri circa. In quota vento moderato da nord. Le temperature. Le minime sulla pianura tra meno 2 e 1, sulla costa tra 4 e 7 gradi. Le massime sulla pianura e sulla costa tra 10 e 12 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 4, a 2000 metri 1 grado. Sabato 18, cielo sereno poco nuvoloso, venti deboli o di brezza. Inversione termica notturna nelle valli e zero termico sui 1700 metri circa. In quota vento moderato da nord. Le temperature, le minime sulla pianura tra meno 3 e 0, sulla costa tra 3 e 6 gradi. Le massime sulla pianura e sulla costa tra 8 e 10 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 2, a 2000 metri meno 1 grado. Grazie, a domani! Ben ritrovati dalla nostra redazione di Udine Gorizia e Trieste di Telepordenone. Continuano a crescere e ad aumentare i contagi da Covid-19 in regione. Oggi su 8.990 tamponi sono 824 i nuovi positivi, con una percentuale quindi del 9,17%. 20.369 i test rapidi realizzati, dai quali sono emersi 90 casi di positività, 0,44 la percentuale. Anche nella giornata odierna la prima fascia di contagio è quella degli under 19, con oltre il 20% dei nuovi positivi. Nella giornata sempre di oggi sono 7 i decessi registrati, mentre facendo il quadro anche sulla situazione negli ospedali in regione, sono 32 i ricoveri in terapia intensiva, 289 invece gli ospedalizzati in altri reparti. La variante Delta continua ad essere quella prevalente in Friuli Venezia Giulia, mentre non c'è traccia della Omicron. Lo confermano i dati sulle attività di sequenziamento compiute in regione nell'ambito della Flash Survey coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità sui campioni raccolti nelle due settimane che vanno dal 29 novembre al 12 dicembre. A dare notizia il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Delle 234 sequenze analizzate, spiega l'esponente della giunta Federica, 185 sono quelle relative alla settimana 49, dal 6 al 12 dicembre, 44 alla settimana 48, invece dal 29 al 5 dicembre, ottenute dal laboratorio di Udine, a cui si aggiungono 5 sequenze della settimana precedente eseguite su un cluster pordenonese. Dalle analisi è stata rilevata
rilevata solo la variante Delta. I dati della survey confermano l'assenza di circolazione della nuova variante Omicron, cosa peraltro già osservata nei sequenziamenti massicci delle scorse settimane. Anche la Polizia di Stato di Trieste augura a tutti un buon Natale. In mattinata una decorazione brandizzata è stata posta su un albero di Natale in piazza Unità per testimoniare l'operato della Polizia di Stato a favore della collettività. Al contempo, sempre in mattinata, il questore di Trieste ha consegnato come dono zaini e cappellini ai pazienti del Burlo. Università di Udine e il presidente del Tribunale di Udine nelle scorse ore hanno firmato l'accordo che determina l'impiego di imputati per pene poco grave al lavoro socialmente utile presso l'Ateneo Friulano per concedere loro una seconda possibilità. Sentiamo adesso maggiori dettagli nel prossimo servizio. Nelle scorse ore è stato firmato un accordo triennale tra l'Università di Udine e il presidente del Tribunale di Udine che stabilisce, per dare una seconda occasione ai detenuti, l'impiego di alcuni imputati per reati non gravi per svolgere lavori di pubblica utilità all'interno dell'Ateneo. Si tratta di servizi amministrativi e portierato, cura del verde, pulizia delle aree esterne, supporto al personale, custodia delle biblioteche e delle aree interne, prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale archivistico, piccola manutenzione e assistenza informatica. L'obiettivo del programma è quello di dare un'opportunità di riscatto a chi ha commesso reati tramite un'occupazione non retributiva a favore della collettività. Il loro impiego avverrà dopo un'adeguata formazione e potrà essere svolto nei diversi poli e sedi dell'Università a Udine e, se del caso, anche in quelli di Pordenone e Gorizia. È possibile restituire un ruolo di utilità sociale a chi ha commesso un errore, a sottolineare Roberto Pinton, rettore dell'Ateneo Friulano, recuperarlo attraverso la sua disponibilità. L'università prova a dimostrare ancora una volta che fare comunità è possibile grazie a una sinergia forte tra le istituzioni e alla volontà dei singoli di reinserimento all'insegna di una cultura della legalità e di un sentimento del bene pubblico. La vicinanza del territorio al territorio montano si concretizza anche con azioni per garantire la prossimità degli uffici. Per questo è incomprensibile la bocciatura dei nostri emendamenti alle leggi di bilancio per aprire degli sportelli dei centri di assistenza tecnica per imprese artigiane del terziario in montagna. Se l'assessore ritiene che non serva una legge regionale, uno stanziamento di risorse della regione, rimane ancor più incomprensibile comprendere perché la regione non abbia preteso la loro apertura fino ad oggi. Ad affermarlo il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Cristian Sergo. Gli spazi ci sono e con una spesa irrisoria rispetto ai milioni di euro che vengono gestiti dai centri anche per le imprese del territorio montano si potrebbe attivare questi sportelli che consentirebbero a chi investe in montagna di non doversi recare a Udine per interfacciarsi con Cata e Cat che attualmente hanno gli sportelli soltanto nei 4 comuni capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Questa è la conclusione di Cristian Sergo. Disagi questa mattina per chi proveniva da Trieste e Venezia ed era diretto verso l'autostrada A23 Udine-Tarvisio a causa di un incidente che si è verificato sempre oggi, 16 dicembre alle 6:20. Un auto articolato proveniente da Venezia, dopo aver svoltato in direzione Udine, è fuoriuscito un chilometro dopo il nodo di Palmanova. Il mezzo trasportava un carico di arance che a seguito dell'incidente è terminato sulla carreggiata. Il personale della manutenzione, gli ausiliari alla viabilità di Autovie Venete sono intervenuti tempestivamente per rimuovere l'intero carico dalla sede stradale, mentre i mezzi di soccorso meccanico hanno liberato la carreggiata dall'auto articolato. Per permettere tutte le operazioni, la carreggiata nord verso Udine Tarvisio è stata parzializzata. Si sono registrate code tra il casello di Palmanova e il bivio A4 A23 tra San Giorgio di Nogaro e il nodo. Sentiamo nel prossimo servizio le interviste agli assessori regionali Zilli e Bini sulla finanziaria dopo il dibattito in aula del Consiglio regionale. Sentiamo.
Assessore Zilli, nel corso della sua replica, nel dibattito sulla finanziaria, ha avuto modo di sostenere che la Regione quest'anno ha un numero di risorse molto superiore rispetto alla manovra dell'anno precedente. Sì, questo è frutto di una strategia che è iniziata dall'instaurazione di questa giunta regionale con il rapporto autorevole che il Presidente Fedriga ha potuto instaurare con il Governo nella rinegoziazione dei patti finanziari, mettendo veramente in evidenza quella che è l'autonomia di questo territorio e andando a riqualificare anche tutti quegli squilibri che abbiamo vissuto negli anni passati. Il principio dell'accordo, la temporaneità dell'accordo e quindi anche la possibilità oggi di giocare come somma assoluta 2 miliardi di euro in 5 anni. La costruzione di una visione che fortifica la ripresa. Sì, l'obiettivo di questa finanziaria è proprio qui, il cuore è sostenere la competitività e l'innovazione. Lo facciamo con tutto l'irrobustimento delle iniziative già finanziate, con gli investimenti che deliberiamo in questi ulteriori pacchetti di emendamenti che abbiamo portato all'attenzione dell'Aula, ma soprattutto lo facciamo con la creazione di una forte partnership pubblico-privata che è sostenuta da 45 milioni nel triennio per il Fondo per la Ricerca e anche per gli investimenti su territori delle aree degradate della regione. Assessore Bini, appena terminata la seduta d'aula, ha illustrato quelli che erano gli interventi in finanziaria 2022 per le parti di competenza, turismo e soprattutto attività produttive. Lei ha sottolineato tutti interventi in un contesto in cui le performance economiche delle regioni sono più che significative. Sì, beh, questo va sottolineato, motivo d'orgoglio, vedere il Friuli Venezia Giulia di nuovo come vagone di testa di un nord-est che per tanti anni ha segnato davvero l'economia del nostro paese. Insomma, gli indicatori sono tutti positivi per quanto riguarda l'occupazione, l'export, il prodotto interno lordo. Insomma, io penso che il merito principale vada dato agli imprenditori, alle imprese, ai lavoratori, ma un pizzico di merito penso vada dato anche all'amministrazione regionale. Ha messo in campo una serie di norme, regole e investimenti importanti. Guardi, con questa stabilità abbiamo confermato la nostra massima attenzione per un comparto, abbiamo messo decine di milioni di euro per investimenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia a favore delle imprese e a favore dei lavoratori della nostra regione. Individuando qualche area in particolare? Beh, diciamo che l'intervento più significativo è stato fatto per quanto riguarda il distretto della sedia del Cividalese, dove sono stati messi in campo 15 milioni di euro per rivitalizzare quello che era un comparto, è un comparto molto importante, mi riferisco all'arredo, e un'area altrettanto importante, una volta chiamata il triangolo della sedia, che come dire, ha portato e ha creato tanta occupazione e tanta ricchezza nel Friuli Venezia Giulia. Poi altri soldi importanti, parlo di 8 milioni di euro, sono andati al comune di Udine per quanto riguarda il mercato, il potenziamento del mercato ortofrutticolo. Un lavoro importante anche sui consorzi. Sì, beh, investimenti importanti, investimenti sia per quanto riguarda il COSEF, il COSILT, il Ponte Rosso, insomma la Giunta Fedriga sta con molta tenacia, con molta costanza, investendo capitale, investendo risorse in tutto il Friuli Venezia Giulia al fine di rendere sempre più attrattiva la propria regione e al fine di rendere sempre più efficienti ed efficaci i consorzi, strumento che in questi anni sono cresciuti moltissimo. Come già comunicato nei giorni scorsi, grazie alla sensibilità della direzione del centro commerciale Le Torri d'Europa, domani venerdì 17 dalle ore 10 alle 18 ritorna la campagna di prevenzione della Polizia di Stato di Trieste, questo non è amore. Il camper istituzionale sosterrà l'esterno delle torri in via Svevo, mentre all'interno del centro all'uscita del supermercato sarà collocato un punto informativo. Oltre agli agenti della questura saranno presenti gli operatori dell'ospedale infantile Burlo Garofolo, del GOAP, il centro antiviolenza, e dell'associazione Interpares per gli uomini maltrattanti. Saranno distribuite alla cittadinanza e ai clienti delle Torri d'Europa specifiche brochure e locandine sull'argomento per attestare l'importanza della condivisione di informazioni per rafforzare il concetto di sicurezza partecipata.
Gian Pietro Benedetti è il nuovo presidente di Confindustria Udine. È stato eletto dall'Assemblea dei Delegati che si è riunita nel pomeriggio di ieri a Palazzo Torriani. Benedetti subentra ad Anna Mareschi Danieli, giunta alla scadenza naturale del suo mandato quadriennale alla guida dell'associazione. L'Assemblea dei Delegati ha altresì provveduto, su proposta del presidente, ad eleggere nell'incarico di vicepresidente dell'associazione Piero Petrucco, al quale è stata attribuita la funzione vicaria e le deleghe all'ambiente, alla sostenibilità e alla cultura. Anna Mareschi Danieli, delegata all'implementazione del programma e nello specifico a formazione, natalità e famiglia, internazionalizzazione, PNRR, infrastrutture, e Dino Ferragotto con deleghe a ricerca, innovazione e digitalizzazione. Un tuffo nell'atmosfera magica del Natale, un viaggio nella poesia e nella dolcezza tra musica e divertimento, ma anche con acrobazie e danze mozzafiato. È pensato per i bimbi dai 3 anni in su e per le famiglie. Gli Elfi di Babbo Natale, il secondo appuntamento delle pomeridiane Verdi Young, in programma domenica 19 dicembre alle 16 al Teatro Verdi a Gorizia. Nella colorata scenografia di Fanta Teatro, che rappresenta la casa di Babbo Natale, e già la vigilia, le renne e il carro con i regali sono quasi pronti, manca solo Babbo Natale, che è scomparso e nessuno sa dove sia. Saranno l'amore e la bontà a mettere tutto a posto e a regalare allo spettacolo il lieto fine. Uno show ricco di emozione e stupore grazie agli incredibili effetti speciali, capaci di dare l'illusione della vera magia, e alle energetiche coreografie che vedono scatenarsi nella danza tutti gli elfi di Babbo Natale. La musica cantata dal vivo fa da padrona di casa e regalerà grandi emozioni. Aumentano i servizi di aiuto ai cittadini presso il comune di Monfalcone. Il comune infatti ha deciso di dedicare una sala ai servizi per i cittadini. Sentiamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. Dopo lo sportello lavoro e quello di Atter, a gennaio a Monfalcone arriva lo sportello abitazione. Quando si è insediata la giunta vi erano persone costrette a dormire in macchina perché non trovavano una sistemazione. Introduce così lo sportello il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisinte. Alle richieste dei cittadini il comune si è subito mobilitato con l'obiettivo di risolvere definitivamente questo problema. Proprio da questa mobilitazione è nato il bando biennale rinnovabile, che ha portato alla collaborazione con l'agenzia immobiliare Tecno Immobiliare Gabbiano. Ci sono persone che non hanno i requisiti per case ATER per vari motivi e sono in cerca di alloggi. Era necessario avere qualcuno che li aiutasse a trovare abitazioni e leggere i contratti, dichiara l'assessore Giuliana Garimberti. Il progetto è innovativo, non ci sono altri casi in Italia. Concedere uno spazio a una realtà privata che aiuti i cittadini nel trovare una sistemazione. Si tratta di una partnership tra pubblico e privato, nata da un bando nel quale si chiedeva, oltre che 10 anni di esperienza come agenti immobiliari e avere immobili sul territorio, di venire incontro alle esigenze dei cittadini. Ecco quindi che gratuitamente i cittadini potranno usufruire dello sportello dal 12 gennaio, il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 e il venerdì dalle 10.30 alle 12.30. L'agenzia avrà il compito di trovare per i cittadini delle soluzioni abitative consone e si impegna a dimezzare le proprie provvigioni in caso di chiusura del contratto. Al momento il comune ha a disposizione 8 case per aiutare le persone in questa situazione. 6 sono già occupate, 4 da uomini e 2 da donne che vivono insieme per limitare le spese, ma sentivamo di dover fare di più, ha concluso il sindaco. Ha preso il via la campagna soci di Leali delle Notizie per il 2022. Chiunque voglia sostenere le attività dell'Associazione Culturale Ronchese può fare il tesserino nella sede in piazzetta Francesco Giuseppe, primo a Ronchi dei Legionari. La quota di tesseramento per i nuovi soci sostenitori di 10 euro e 5 invece per il solo rinnovo. Si potrà così contribuire a portare avanti le iniziative del Festival del Giornalismo, della libertà di stampa e di espressione, di presentazioni di libri e mostre, oltre a sostenere le nuove idee con cui Leali delle Notizie intende continuare a rinnovare la propria associazione e il territorio. Si conclude qui l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguiti. Adesso piccolo break pubblicitario e dopo linea che può passare al collega del Veneto. Grazie, buon proseguimento di serata qui su Telepordenone.
Cordiale saluto dalla nostra redazione del Veneto. Continua l'informazione di Telepordenone. Contagiati durante un viaggio in pullman ad Assisi, identificato un cluster di 92 persone nel distretto di Pieve di Soligo, lo rende noto l'azienda sanitaria numero 2 della Marca Trevigiana. Un viaggio effettuato la scorsa settimana, buona parte delle persone hanno viaggiato a bordo di due pullman. Il presunto caso indice da cui avrebbe avuto origine proprio il focolaio è attualmente ricoverato in terapia intensiva. Sul fronte dei contagi oggi un lieve calo, 3.383 nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Veneto, ci sono stati tuttavia 22 decessi. Contact tracing rafforzato nelle scuole, la direttiva nel pomeriggio da parte della Regione Veneto, quarantena per tutti i contatti all'interno degli istituti. Sentiamo i particolari nel prossimo servizio. Quarantena per tutti i contatti scolastici in attesa di effettuazione del primo test di sorveglianza e della relativa comunicazione di esito negativo. È la nuova disposizione della Regione Veneto sul fronte del contact tracing riferito alle scuole, dato l'aumento dei contagi e la volontà più volte ribadita di continuare comunque a garantire le lezioni in presenza. La comunicazione è giunta nel pomeriggio alle aziende sanitarie in un documento a firma della dottoressa Francesca Russo, a capo del Dipartimento di Prevenzione. Attualmente in Veneto la situazione epidemiologica indica la presenza di 450 casi ogni 100.000 abitanti nel periodo 7-13 dicembre. Nella fascia 6-10 anni l'incidenza media regionale sale a 873 casi ogni 100.000 abitanti e a 661 per la fascia 11-13 anni. Giungono infine alcuni segnali di allerta relativi anche alla circolazione della nuova variante Omicron. L'incidenza richiede di adottare in alcuni casi misure più restrittive, si legge nel documento regionale, quando compaiono nuovi casi positivi nelle scuole in cui ci sono già diverse classi interessate da eventi. La presenza nella stessa scuola di più classi che presentano casi positivi rappresenta un indice di diffusione elevata in quel contesto. Per tali ragioni si prevede in queste situazioni la quarantena in presenza anche di un caso singolo per prevenire possibili focolai ed evitare così chiusure più prolungate, tutelando la salute pubblica. E proprio sul fronte degli screening scolastici, da domani nella Marca Trevigiana attivi tre punti tampone dedicati a Conegliano, Casier e Castelfranco. Per quanto riguarda Conegliano sarà al distretto sociosanitario di via Galvani 4, per Casier nell'area industriale est di via Mattioli, per Castelfranco Veneto in via Staizza 63. Questa mattina sono iniziate anche in Veneto orientale le prime vaccinazioni ai bambini dai 5 anni in su. Le dosi somministrate nei centri vaccinali di San Donato di Piave e Porto Gruaro sono state un'ottantina. I piccoli sono stati accolti dal personale sanitario e dalla presenza di Babbo Natale ad allietare l'atmosfera. Ad oggi le somministrazioni prenotate sul territorio dei 22 comuni è di circa un migliaio di richieste. Spesa sanitaria, nuovo protocollo d'intesa tra Regione Veneto e Guardia di Finanza per favorire lo scambio delle informazioni, una collaborazione che dà forza all'impegno comune, ha detto il governatore veneto Luca Zaia, un'intesa al fine di favorire appunto lo scambio di informazioni in materia di spese sanitarie e sociosanitarie. Cambiamo argomento, mattinata di ripercussioni e rallentamenti al traffico, quella di oggi in autostrada per i mezzi diretti verso la A23 provenienti da Trieste e Venezia. Un auto articolato che arrivava dal capoluogo lagunare attorno alle 6.30 è uscito di strada poco dopo il nodo di Palmanova. Il mezzo trasportava un carico di arance che a seguito dell'incidente è terminato sulla carreggiata. Ore di intenso lavoro da parte dei tecnici per rimuovere l'intero carico dalla sede stradale, mentre i mezzi di soccorso hanno provveduto a spostare il camion. Non ci sono stati feriti, paralizzata fino a gran parte della mattinata la carreggiata nord verso Udine e Tarvisio, code tra il casello di Palmanova e il bivio a 4A23 e tra San Giorgio di Nogaro e il nodo stesso. Non è stato l'unico incidente a nord-est, in A4 tra il casello di Padova Ovest e Grisolano
Lusignano. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per il tamponamento di un auto articolato da parte di un mezzo pesante adibito al trasporto carburante, ferito un autista. 9 i pompieri che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area incidentata. Sulla fronte natalizio si respira voglia di normalità dopo il crollo del 2020 e il clima di fiducia è in leggera risalita, lo fa notare Confesercenti Venezia, che nei giorni scorsi ha realizzato un questionario a Mestre tra i consumatori. Natale resta sempre Natale, dicembre si conferma il mese più importante dell'anno per i consumi, nonostante oltre il 35% delle persone approfitti ormai delle promozioni anticipate del Black November e un altro 20% attenda pazientemente i saldi di gennaio, il 65% degli intervistati sceglie comunque di sottoporsi al tradizionale stress del regalo natalizio. Non mancano le difficoltà del periodo, la nuova ondata pandemica, ha spiegato Maurizio Franceschi di Confesercenti, la forte ripresa dell'inflazione e i rincari delle bollette rischiano di ridurre la quota di tredicesima tradizionalmente destinata alla spesa per i regali di Natale, che quest'anno si confermerà attorno ai 175 euro pro capite, sostanzialmente in linea con lo scorso anno e ben al di sotto rispetto al 2019. E a proposito di Natale, Confartigianato Imprese Marca Trevigiana ha rivolto un appello ai consumatori, una grande occasione per fare acquisti di qualità nelle botteghe artigianali, 334 milioni di euro per quanto concerne 5.650 realtà artigiane in provincia di Treviso. Quella di oggi è stata una giornata importante a Roma sul fronte degli scioperi sindacali, presente anche delle delegazioni venete. Facciamo il punto nel servizio di Rosaria Padovano. Si è risolta in un successo la manifestazione parzialmente unitaria di CGIL e UIL a Roma in Piazza del Popolo, dove hanno parlato i leader delle due sigle sindacali durante lo sciopero generale indetto da queste due sigle in tutta Italia per cercare di contrastare alcuni nodi venuti poi al pettine della manovra del primo ministro Draghi. Non ha aderito, come sappiamo, la CISL, grande attenzione soprattutto alle buste paga. La CGIL e la UIL hanno denunciato aumenti irrisori per lavoratori di classe media e anche per i più poveri. La situazione ora è molto tranquilla in Piazza del Popolo, la piazza è piena, sono arrivati da tutta Italia ma in particolare dal centro e dal sud. I delegati di CGIL e UIL nel nord Italia hanno invece raggiunto questa mattina Milano. La palla ora spetta al governo. Accoglierà le istanze di chi ha manifestato in piazza oppure farà finta di nulla? Sara Scolaro, la moglie di Walter Onichini, il macellaio padovano in carcere dal 13 settembre per aver ferito un ladro di nazionalità albanese, ha presentato assieme all'avvocato Ernesto De Toni richiesta di grazia al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno in cui il malvivente avrebbe dovuto comparire davanti al GUP di Padova per falsa testimonianza per non aver fatto il nome dei complici, ma l'uomo è fuggito da tempo dall'Italia proprio per sottrarsi a ogni provvedimento giudiziario. A proposito di giustizia, un'udienza importante quella di ieri a Udine, i medici legali sono stati protagonisti del processo in corte d'assise per l'omicidio di Marcella Boraso, uccisa a martellate a Portogruaro la notte tra il 21 e il 22 luglio del 2020. Era originaria dell'Udinese Marcella e fu massacrata nelle case popolari di via Croce Rossa. A essere accusati del delitto sono Wail Boulayed, 23 anni, e Mohamed Rabi, 22 anni, entrambi di nazionalità marocchina. Il primo finì su una serie di documenti giornalistici anche nazionali per una serie di furti di monete dalle lavanderie automatiche. Sono stati ascoltati per quanto concerne l'accusa e la difesa i medici legali. Per quanto
concerne il decesso. Lo stesso è avvenuto attorno alle 3:15 di mattina e sarebbe stato causato istantaneamente da un colpo dato alla parte sinistra del cranio. Per quello della difesa, la morte invece della donna potrebbe essere collocata a 2 ore di distanza rispetto all'orario stabilito dal collega e dovuta invece a una martellata inferta nella parte destra del capo vicino all'orecchio. 2 tesi dunque differenti. La prossima udienza è prevista per metà gennaio 2022. 49 nuovi agenti di polizia arriveranno nel Veneziano tra febbraio e giugno del prossimo anno. A comunicarlo è stato il sottosegretario all'interno Nicola Molteni nel corso dell'ultimo Question Time in Commissione Affari Istituzionali alla Camera. La richiesta di un potenziamento degli organici indirizzata al ministro Luciana Lamorgese era arrivata 2 settimane fa dalla deputata leghista Katy Fogliani alla luce dei furti che avevano riguardato diverse abitazioni, soprattutto nel porto Guarese. Un appello che proveniva dalla stessa conferenza dei sindaci del Veneto orientale. L'organico per l'area metropolitana sarà di 16 agenti aggiuntivi a febbraio e altri 29 a giugno, ma basteranno? Il dubbio è lecito se si considera la vastità dell'ex provincia e delle spiagge. Allora sentiamo l'intervento della deputata portoghese Katy Fogliani in Question Time alla Camera e sentiamo anche insomma l'auspicio di cercare di capire quanti agenti delle dotazioni comunicate arriveranno proprio sul territorio. Il commissariato di Portoguaro dispone di 29 agenti e è chiamato a garantire un servizio di pattugliamento e di intervento su ben 11 comuni e riesce a tal fine a mettere a disposizione circa una pattuglia ogni turno. Considerato poi il periodo estivo, con tutte le persone che ci sono, i turisti che arrivano, è decisamente poco. E poi teniamo anche presente che il commissariato di Jesolo riesce a garantire 100 pattuglie al mese contro le 120 che sarebbero sufficienti per il controllo efficace. A San Donà dovrebbe la norma di regolamento contare su 42 agenti, ma ne ha a disposizione solo 27. In più, teniamo presente che anche, anche la Polfer a Portogara, a causa dei prossimi pensionamenti, rimarrà a breve con solo 3 operatori. Quindi io spero che di queste 16 unità più 29 che lei ha elencato prima arrivi un buon supporto nel Veneto orientale, perché queste persone sono destinate alla provincia di Venezia, non esclusivamente ovviamente, ma almeno sapere quant'è la quantità che arriva nel territorio del Veneto orientale. Io confido molto in un aumento interessante in quel luogo. Grazie mille. Rimaniamo a Portogruaro, continuano i controlli sul fronte delle normative relative al possesso e alla verifica dei Green Pass. Per quanto riguarda oggi, giornata di mercato, le forze dell'ordine hanno controllato i 155 posteggi operanti contemporaneamente. Per quanto riguarda i controlli, 230 le persone ispezionate e solo 2 le violazioni riscontrate. A San Michele al Tagliamento è lutto per la scomparsa improvvisa di Sandro Nardini, ristoratore pregiato, colto da un malore ieri sera e nonostante i tentativi purtroppo l'uomo è deceduto a 59 anni. Originario di Roma, era arrivato appunto a San Michele al Tagliamento in giovane età. Il suo ristorante, il ristorantino 107, era diventato il punto di riferimento principale della Buona Tavola e della compagnia in località Malafesta, un luogo diventato familiare anche grazie alla sua presenza, uno chef molto apprezzato proprio di cucina romana, ma non solo. Ieri appunto sera il malore fatale è sopraggiunto in ambulanza del pronto soccorso di Latisana, ma per il 59enne non c'è stato nulla da fare. Verranno fissate prossimamente insomma tutte le informazioni per quanto concerne i funerali. Università di Trieste e Fondazione Portogruaro Campus ha rinnovata la convenzione per altri 5 anni. Il nuovo corso di laurea magistrale in coordinamento e gestione dei servizi educativi e una nuova biblioteca danno nuova linfa alla ventennale collaborazione tra i due enti. Le firme sono state poste dal rettore Roberto Di Lenarda e da Massimo Zanon, presidente della Fondazione Portogruaro Campus, una firma che segna la continuità tra i due enti. La prima convenzione risale al 1997, quando venne istituito l'ormai storico corso di laurea in scienze dell'educazione.
Andiamo in Consiglio regionale a Venezia perché l'Associazione dei consiglieri regionali ha premiato due tesi di laurea che hanno approfondito temi importanti per la regione, le relazioni internazionali e le proprietà collettive forestali. Sentiamo. Esprimo i complimenti per i due che sono stati premiati, che hanno espresso un lavoro di qualità, il Folloni e la Sbrizza, che hanno avuto la aggiudicazione del secondo premio e del terzo previsto nel bando, perché purtroppo, lo sottolineo in maniera preoccupata, il riscontro alle motivazioni per cui avevamo fatto il bando non è stato del tutto colpito e centrato. C'era un interesse a sottolineare anche fatti e atti che nel 50 anni della regione erano stati così ritenuti di attenzione e quindi anche di proposta per il futuro. Il primo premio non ha avuto questo esito, mentre il secondo sulle politiche o sulle azioni di politica internazionale c'è stata un'analisi storica e anche un'analisi critica propositiva perché le regioni possano nel tempo dovuto acquisire competenze per istituire o iniziare a coltivare rapporti anche con altre realtà regionali della comunità europea e non solo. Ma questo è tutto un percorso e un cammino che deve essere fatto, sancito anche e riconosciuto dallo Stato italiano che deve riconoscere competenze specifiche. Mentre l'altra tesi sulle realtà della forestazione nella nostra realtà veneta, anche qua c'è stata un'analisi piuttosto completa, storica e anche delle valutazioni attuali perché possa essere mantenuto questo istituto della salvaguardia di usi territoriali su particolari realtà della nostra regione che vale la pena di non lasciare nel dimenticatoio. Effettivamente nella legislazione della regione ci sono argomenti che hanno avuto dibattiti molto corposi, ricerche molto importanti per arrivare al prodotto legge e un impegno notevole che aveva anche un riferimento diciamo di tipo politico, è inevitabile, è un però aveva anche un impegno, un significato soprattutto istituzionale. Io sono rimasto per molti anni qui a fare questo mestiere e ho sempre sottolineato la professionalità con la quale gli argomenti venivano diciamo legiferati. Io ne cito tre che sono quelli: la sanità, l'assetto del territorio, i trasporti, anche quattro, l'agricoltura, quelli che comportano competenze ormai esclusivamente della Unione Europea e delle regioni, quindi è diventato un argomento estremamente importante. È stato fatto su queste materie un lavoro importante. In sede di bando di questi argomenti non è arrivato niente. Ecco, sottolineo con dispiacere questo esito, senza nulla togliere peraltro ai due premi che sono stati assegnati, perché viene riconosciuto un buon livello di ricerca. Oltre 50 anni di vita di una regione efficiente, 11 legislature in dove si è costruito il fenomeno economico, sociale della regione del Veneto, una regione che negli anni 70 era una regione sostanzialmente povera, che ha visto una grande crescita della propria economia diventando un modello a livello nazionale ed internazionale, ma poi una regione che ha permesso ai vari settori di crescere, pensiamo solamente a tutto il settore industriale, il settore della sanità, oggi il modello sanitario l'abbiamo visto anche durante questa pandemia.
pandemia è uno dei modelli migliori, il sistema agricolo, il sistema culturale, il sistema della formazione professionale. Insomma, in queste 11 legislature si è fatto veramente un grande lavoro per mettere le basi alla società per una grande crescita che oggi permette al Veneto di essere ancora una delle regioni trainanti, e nonostante il periodo della pandemia, ricordiamocelo, siamo la regione con minor tasso di disoccupazione e con delle previsioni di crescita maggiori a livello nazionale. Sì, poi quello che noi punteremo nei prossimi anni sarà far sempre più delle borse di studio, degli stage anche qui in Consiglio regionale per avvicinare i giovani laureati alle istituzioni. La pubblica amministrazione ha bisogno di freschezza, di dinamicità, ha bisogno proprio dell'ingresso di nuove forze, e quindi cercheremo sempre più di attirare queste potenzialità che sono presenti sul territorio veneto all'interno della nostra pubblica amministrazione. In apertura parlavamo dell'avvicinamento alle festività di Natale. C'è un comparto che si attende risposte importanti ed è quello della montagna. Positivi i primi riscontri, soprattutto nel Ponte dell'Immacolata. Ora ci sarà da capire quale sarà il trend in vista del Natale. Sul fronte però del turismo, la Regione ha finanziato due nuovi impianti di risalita per sostenere la crescita proprio delle vette venete. Lo ha comunicato Federico Canera, assessore regionale al turismo. Si tratta di un primo investimento del valore di 8 milioni di euro che finanzierà la realizzazione della nuova cabinovia ad agganciamento automatico per il collegamento Cortina-Socrapes e il contributo per l'acquisto e l'installazione della nuova funivia bifune del tipo speciale che verrà appunto realizzata proprio in nella zona appunto della Perla delle Dolomiti. La Giunta ha inoltre avviato la procedura per reperire altri 19 milioni di euro nell'ambito di una programmazione relativa al miglioramento appunto di tutte le aree dedicate appunto allo sci. L'obiettivo è quello di poter finanziare ulteriori interventi ammessi nella graduatoria di merito approvata proprio in quest'anno che sta per terminare. A proposito di turismo, Fiera dell'Alto Adriatico, confermata l'edizione 2022, lo hanno comunicato oggi gli organizzatori, ad annunciarlo il presidente della Fiera Raffaele Furlanis. L'evento numero 51 si terrà dal 13 al 16 febbraio 2022. Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto, vi lascio alle nostre previsioni del tempo, buon proseguimento con la nostra programmazione, arrivederci. Venerdì, tempo simile a quello di giovedì, generalmente stabile e soleggiato, salvo la presenza di nebbie o di foschie in pianura in alcune valli nelle ore più fredde, in dissolvimento nelle ore diurne. Temperature senza notevoli variazioni. Venti in quota moderati o tesi settentrionali. In pianura generalmente deboli occidentali.